Cannolicchi o cape lunghe? Profumo delizioso, sapore unico. Oggi li facciamo o le facciamo a modo mio, gratinate o gratinati. Iniziamo! Dopo averli spurgati, li mettiamo in una padella che è già accesa, padella capiente, già acceso sotto la fiamma. Copriamo e li facciamo cuocere ed aprire un po' per 2 minuti. Li ho spurgati tenendoli un po' come le vongole in uno scolapasta a 2 cm, diciamo, staccato dal contenitore in cui l'ho messo, con acqua e sale. Così i detriti, la sabbia, questi sono molto sabbiosi perché vivono nella sabbia, va a finire sotto, diciamo, sulla base del contenitore. Poi togliete lo scolapasta e li risciacquate normalmente sotto acqua corrente fredda. Dopo 2 minuti si saranno aperti tutti, non fateli cuocere di più. Spegniamo la fiamma. E li trasferiamo in un piatto, facendoli sgocciolare un po'. Ci servirà questo po' di liquido che è fuoriuscito. Una volta tolti tutti, il liquido che è rimasto lo filtriamo bene. Ora aggiungiamo nel liquido di cottura un po' di pepe, dell'aglio in polvere, un po' di prezzemolo e qualche cucchiaio di pangrattato. E a questo punto mescoliamo tutto per rendere il composto un po' più cremoso. Aggiungiamo un filo d'olio e, se necessario, deve venire bello cremoso, un po' d'acqua. A questo punto, come vedete, li disponiamo su una teglia e li copriamo con il composto appena fatto. Una volta fatti tutti, mettiamo dell'olio e poi facciamo cuocere sotto al grill, forno alla massima potenza, grill acceso, per 5-6 minuti. Ci potrà volere qualcosa in più, qualcosa in meno. Quando saranno dorati, cioè quando la panatura sarà dorata, potrete toglierli. Ed eccoli qui. Ora ne assaggio uno con voi. Sono favolosi. Fateli e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like. Condividetelo e soprattutto se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!